Quindi rifarò un attimo le presentazioni. Benvenuti. Enrico Stefanelli, direttore di Fotolux. Non solo amico, ci siamo visti poche ore fa, insomma. Reduce. Reduce da ieri sera. Saluto volentieri Stefano e Andrea. Che... Ciao Enrico. Ciao. Grandissimo Enrico. Ciao. Andrea Boccalini e Stefano Schirato, che insieme hanno già fatto un evento sul raccontare le storie, ma qui oggi parliamo di tutt'altra storia, diciamo. Un po' di storia anche della fotografia, però cercheremo anche Anche un qui sono po'. storie. Anche Ah, qui sono storie. ce ne saranno tantissime da fare, di cui Sì. parlare, assolutamente. Tanto controllo se siamo effettivamente live su Facebook, spero e credo di sì. Sempre meglio fare un doppio check. Anche perché se qualcuno avesse domande e volesse scrivere, eccoci qua, sì, siamo live anche su Facebook, assolutamente. Bene, come state innanzitutto, ragazzi? Che state facendo? Siete chiusi in casa, questo lo sappiamo, ma è cambiato qualcosa in questi giorni da voi? Ma il Lazio pare che stia andando alla grande, nel senso che i contagi sono in discesa libera, quindi è una buona notizia. E, diciamo, se questo non pregiudica la tenuta delle misure e della quarantena e che quindi la gente sbraga, come succede spesso qua a Roma, e che non siamo tutti in fila E che non siamo tutti in fila per andare a mangiare il pesce a Fiumicino, secondo me inizia a vedersi veramente la luce. A proposito, buona, Buona questa è luce. buona, questa è La buona. buona. Andrea, questo andava detto alla fine, adesso lo sai che porterà ad un male incredibile questa storia. No, no, ma Cioè, era per descrivere il momento. No, no, ah, assolutamente. una buona luce nel senso descrittivo, capito, Sì, capito. cioè una luce ottimista alla fine del tunnel, non fotografabile. Sento gatti che si arrampicano sui vetri. Stefano, invece tu come Qui, ma stai? guarda, la situazione pure qui in Abruzzo non è terrificante, stanno calando anche qui i contagi, stiamo tutti fermi perché chiaramente non cerchiamo di mantenere il lockdown. Io nel mio piccolo cerco di muovermi quando posso per fare dei lavori. In questo periodo qui c'è un po' la situazione della Pasqua e quindi della Domenica delle Palme. La domenica scorsa sono andato a fare un servizio, stasera penso di andare a fotografare, quindi in qualche modo mi muovo quando posso, quando ho un assegnato oppure penso di poterlo poi vendere. E poi di contro continuo a fotografare come tutti i santi giorni, ormai è diventata una cosa che se non faccio sto male ai miei figli. Immagino. Sì. Enrico, invece tu? Cerco di inventarmi delle cose nuove, insomma, ogni Ma io volta, perché sai, sono sempre loro. partecipo alle dirette di Laika. Tu anche sei. Ci siamo inventati questa operazione con Paolo Verzone. Di questa performance che è una mostra che poi è invece chiusa al pubblico, quindi abbiamo aperto una mostra per essere chiusa al pubblico, però c'è uno quindi è nata così come questo gioco, però poi dopo c'è questa diciamo operazione umanitaria dietro dove vendiamo le foto di Paolo in edizione limitatissima e il ricavato verrà devoluto alla Protezione Civile. Tra l'altro abbiamo fatto questo primo esperimento di avere una mostra online, per cui andando sul sito si preme e si vede proprio come è allestita la mostra da noi. Quindi c'è questa mostra anche virtuale da poter vedere. Il tutto. E lunedì facciamo il finissage della mostra con Paolo alle Online. 15:30 online sull'Instagram. Stiamo decidendo con con la brace accanto, visto che è Pasquetta e facciamo la gita fuori porta, oppure se no, lo faccio dove c'è la mostra. Accompagno
di merende, come si dice qua in Toscana, compagni di merenda eccezionale, ma è un po' come voi, e quindi sta al gioco, sta allo scherzo, e quindi viene... ci siamo divertiti, ecco, se non altro questo. Pochi compagni di merende che ricorda episodi bui della Toscana. No, ma poi in Non volevo Toscana dire, ma. ci si prende bene per il culo, proprio un modo di fare nostro, anche se devo dire che i numeri uno in assoluto l'abbiamo già detto ieri, però sono i livornesi, cioè i livornesi Livornesi sempre. number Sì, one. Non assolutamente. c'è. Come sa sdrammatizzare e prendere sul serio e poco sul serio le vite livornesi? Non c'è nessuno, insomma. Beh, senti, allora io introduco questo appuntamento di oggi da prendere, come possiamo dire, Andrea, come va preso? Va preso seriamente, va preso alla lettera? Ma io direi parlare in maniera ironica di argomenti seri, quindi diciamo i contenuti spero siano seri. L'approccio non è accademico, ma è anche un po' ironico, no? Giocando un po' sui luoghi comuni. Quindi diciamo alla fine, dietro alla superficie ironica, speriamo che ci siano contenuti profondi, ma speriamo che li troverete profondi. Allora, sicuramente abbiamo questo, vediamo un po', questa locandina che già dovrebbe più o meno spiegare che cosa succederà oggi. Cioè, oggi parliamo di aforismi del mondo della fotografia famosi, famosissimi, ma vituperati, fraintesi, mal interpretati, ben interpretati. Insomma, ci faremo anche sicuramente qualche risata. E l'idea è di partire da, penso, il più grande di tutti gli aforismi che abbiamo mai visto. E datemi un secondo che lo faccio, lo metto subito. Non so a chi toccherà, cioè in realtà so a chi toccherà spiegare cosa si intendeva veramente per questo. Ed Enrico, preparati perché tu dovrai spiegare cosa si intendeva per questo. Ma partiamo dalla scaletta. La grande scaletta, e invece chiamo subito Andrea in causa a spiegarci, vediamo un po' se parte, non parte. Un attimo fa eravamo collegati, vedi, adesso partiamo non alla grande, direi. Eccolo qui, è comparso. L'istante decisivo, cioè questo è veramente, credo, allora. E credo che sia il capostipite di tutti gli aforismi mal interpretati. E allora, Andrea, nell'accezione volgare del termine l'istante decisivo, che cosa si intende? Cosa è stato interpretato in generale dai fotografi? Ma che fondamentalmente l'istante decisivo è come stare appostati in una battuta di caccia e sperare che la palomba si alzi in volo, io sono pronto a spararli. No, ecco, diciamo fondamentalmente un po' questo, no? Cioè l'istante decisivo, come se la fotografia sia solo una questione di momenti che arrivano in maniera inaspettata e noi che siamo lì e dobbiamo essere pronti a prenderli, se no non si ripeteranno più o se no abbiamo perso la foto della vita. Ecco, un pochino quella è l'accezione che se ne fa in maniera che in parte, come tutte le dissertazioni, hanno anche un piccolo aspetto, a mio avviso, vero, però ovviamente è un fraintendimento, no? Che non tiene tempo, non tiene conto. È Penso che tutto. avevo visto una cosa, avevo visto fior fiore di fotografi anche online, analisti dell'immagine che ricercano l'istante decisivo nella fotografia, dicono tipo questa famosa fotografia di Bresson, l'istante decisivo è quel momento, quello spazio di luce che c'è tra il tacco che non tocca l'acqua e il riflesso della stessa, Sì. giusto? Cioè lì. Lì è quello è l'istante decisivo, no? Cioè, già immagino Bresson che stava lì, che si era fatto una crocetta immaginaria su quel punto. Sì, il discorso è questo, cioè, nemmeno si ragiona sul fatto che l'epoca in cui è stata detta questa frase, no? Cioè, dove effettivamente se io
mi si presentava una bella immagine, io mi incarto tecnicamente sull'esposizione, tecnicamente sulla messa a fuoco, non so tecnicamente essere pronto e non guardo con attenzione ciò che accade, sfugge un bello scatto, sfugge un bel momento, però non c'è nulla di casuale. Cioè stiamo parlando della frazione di secondo dello scatto che però è il vertice e la summa di un'idea, di una preparazione, di una cultura e di una pre-visualizzazione di quello che sarà il risultato finale. Cioè, quindi diciamo è un po' come se io volessi andare a cena con uno di voi, non è che inizio a girare a casaccio per pizzerie sperando di incrociarvi una pizzeria e sedervi al tavolo. Magari organizzo un pochino e poi magari abbiamo una bella sorpresa a cena se me la godo, però ecco, in fotografia è un po' la stessa cosa, cioè l'istante decisivo è il momento in cui tutto ciò che c'è a monte di un bello scatto trova il suo vertice estetico, il suo vertice narrativo e la sua espressione, ecco. Però sai che tutto nasce da un equivoco fenomenale. Innanzitutto questa frase è attribuita a Cartier-Bresson, ma qui chiamo in causa il collega Enrico. Enrico, ti prego di mettere gli occhiali e fare lo storico in questo momento. Ok, devi mettere degli occhiali sul naso, sulla punta del naso, e spiegare una volta per tutte al mondo, che se lo dico, bravissimo, da dove nasce, da dove nasce l'istante decisivo. Innanzitutto, storicamente. Storicamente nasce nel 47, quando tutti sapete che la Magnum è stata fondata da Bresson e Roger. In effetti, da George Roger, in effetti c'era un quinto, anzi veramente erano William Vandiver, c'era anche la moglie, e Maria Esner, ma il punto di riferimento era William Vandivert, e il quale non si decideva a fondare questa Magnum insieme agli altri, sicché Henri gli diceva ti devi decidere, e di lì alla fine, a forza di insistere a dire ti devi decidere, tra l'altro poi la cosa vera invece è che la Magnum è stata fondata nel momento in cui Kim e Bresson erano fuori. Quindi quando sono andati a costituire l'agenzia, loro due erano fuori. No, tutto nasce da un libro del 52, che è questo, Image à la Sauvette, e di Matisse, tra l'altro, come tutti ben sapete, e c'erano due edizioni, l'edizione francese e l'edizione americana. L'edizione americana, che invece è questa, è stata appunto all'editore americano non piaceva il titolo, anzi non piaceva come veniva tradotto il titolo, perché poteva essere Images on the Run, Photographs on the Run, e quindi gli ha trovato questo appellativo, gli è rimasto proprio appiccicato addosso come etichetta Bresson, però insomma devo dire che non lo disse mai Bresson del suo ce l'ha messo addosso questa etichetta. Quindi nasce effettivamente dal titolo della versione americana, dell'edizione americana quindi è dal 52 che c'è fuori questa storia. Vabbè, questo ovviamente è fantastico, perché di fatto la più famosa e la più celebre, cioè sono due le congiure, diciamo, alla carriera di Bresson. Sono entrambe dentro questa slide, direi, dentro questa presentazione. La prima, l'istante decisivo, non lo inventò lui come termine, ma glielo appiccicò il suo editore americano, quindi nemmeno probabilmente il suo preferito da buon francese. E la fotografia sua più celebre, che è questa qui, è l'unico scatto verticale ottenuto da uno scatto orizzontale di una foto che lui non ha visto nel momento in cui ha scattato, perché ha scattato mettendo la macchina dentro un buco e quindi non ha visto cosa stava succedendo quando è successo. Quindi
giusto per fare un po' anche i Mythbuster, tutto quello che c'è in questa slide, sappiate che... Possiamo riassumere tutto questo coso, scusami se ti interrompo, ma l'istante decisivo lo possiamo riassumere tutto col fattore Q, perché diciamo che beccare quella... Beh, diciamo che ha un peso specifico alto nell'istante decisivo. Il fattore Q ha un peso specifico alto nella vita in generale. Nella vita. Assolutamente. Beh, allora dai, primo mito lo abbiamo già schiantato, come si può dire, no? Quindi ora c'è chiarezza finalmente, c'è clarity, come direbbero. Il fattore Q, ci dice Roberto Bernese, serve sempre, assolutamente. La Leica Q, tra l'altro, è una delle macchine più belle che mai state fatte. Allora, assolutamente. La fa bella, no? È stata dedicata... Non è quella. È un omaggio. Assolutamente. Bene, allora, adesso... Come ne abbiamo 18 di queste frasi celebri, quindi non per tutte avremo così tanti aneddoti, ma spero anche qualcuno di più. Vado sulla seconda, che riguarda sempre un altro grande mito, cioè sempre Cartier-Bresson, perché ovviamente la maggior parte furono attribuite a lui. Ecco, questa, Enrico, vorrei che ne parlassi subito tu. Innanzitutto, la foto a corredo non è un caso. Cioè, la nitidezza è un concetto borghese che, in teoria, attribuito a Cartier-Bresson, e vedremo che forse c'è qualche dubbio, è comunque un'affermazione a cui bisogna un attimino, sulla quale bisogna riflettere, perché lui forse era il re dei borghesi francesi della prima metà del Novecento, e lo si vede anche da come tiene la sua Leica mentre beve il tè reale o quello che sta bevendo, una tazza di caffè. Stava scattando in quel momento. Cioè, nel momento la che viene il tè. Ecco. Allora, Enrico, ci sono due versioni storiche su questo, e infatti anche qui non si capisce bene quale delle due sia vera. La prima è attribuita a un sindacalista, e quindi in quanto al tempo potevano andarci solo i ricchi, cioè i nobili e i borghesi, per cui lui non vedeva bene, quindi disse la nitidezza è un concetto borghese, in questo senso, ecco. Perché non poteva farsi gli occhiali, quindi. Esatto. Poi lui però dopo emigrò in America, lì fece la fortuna, trovò lavoro, e infatti fu uno dei fondatori del gruppo F64. Come ben saprai, l'F64 lo scopo è di avere nitido, massima nitidezza possibile, quindi no, oppure no, va bene, io credo che sia una falsa frase di attribuita proprio perché veramente lui deriva da una delle più ricche famiglie dell'alta borghesia, veramente, ma altissima borghesia francese, per cui c'è invece chi ha dichiarato che l'ombrello è borghese, questa è vera, e se andate, basta andare sulla, lei ha detto che l'ombrello è un concetto, è una cosa borghese, e io gli ho ribadito perché non viene a Lucca durante il Fotolux, dove anche come quest'anno diluviava, e lo può confermare che diluviava, sì, come sì. Sembrava che ci fossero dai tetti schellate, per cui se non avevi l'ombrello li affogavi, altro che Covid, lì ci voleva veramente la maschera da sud, e quindi credo che questo sia proprio un falso, assolutamente. Falso storico. Però vabbè, è diventato realtà, Stefano. Quante volte ce l'ho sentito dire? Tantissime volte, e io oltretutto la condivido questa frase moltissimo, nel senso che negli anni mi ricordo dal passaggio dall'analogico al digitale, all'inizio il digitale era così così, poi piano piano si è cercato di come dire, di essere sempre più performanti, e poi i pixel sempre di più, sempre per cercare questa precisione e nitidezza che quasi arriva ad essere un
come dire, un concetto oltre la normalità dell'occhio, come se questo fosse veramente la realtà. Mentre io sono convinto, ma questo è il mio pensiero, quindi non lo so, è opinabile, che la realtà è fatta anche di tante altre cose, che non è soltanto la nitidezza. Banalmente è come per me fermarsi sull'estetica di fondo senza capire che cosa c'è dentro. E quindi a volte anche una fotografia non incisa e non nitida può essere molto molto più potente, ma ci sono milioni di esempi nella storia della fotografia. Esatto, te ne prendo uno. Recentemente era il quarantennale della. Per esempio. No, a parte l'open crop, che lì deriva anche da un errore di sviluppo. Quella famosa foto dello sbarco è anche uno Sì, la sviluppo, famosa è foto un dello errato sbarco. sviluppo. No, ma c'era per esempio la copertina dei Clash. London Calling, la fotografa che aveva fatto quella fotografia era scontenta perché il fuoco non era nel punto preciso dove voleva. Loro l'hanno presa invece proprio come esempio di quello. Lui stava spaccando il basso per le restrizioni che avevano durante il concerto, e quella è diventata un'icona, quella fotografia lì. Ma ce Ma ne sono poi tante. c'è anche da dire che in alcune situazioni in cui c'è addirittura proprio il soggetto principale fuori fuoco, volutamente fuori fuoco, c'è un pensiero che va oltre e che magari è uno stile, diventa uno stile. Quindi tu non guardi soltanto il fatto, ah, ma questo non è inciso, non è nitido, eccetera, ma c'è un'idea del fotografo. Per cui tutta questa ricerca di avere 80 milioni di pixel, 100 milioni di pixel, per avere proprio il peletto non so che. Per me è un concetto borghese, quindi io su questo sono È assolutamente vero, d'accordo. no, e questo è l'esempio virtuoso di come questa frase bella se utilizzata bene, no? Perché poi purtroppo, no, c'è chi, per esempio, fotografa magari Lugano tutta in micromosso, contrastatissima come se fosse Beirut, e te dici, oppure, no, cioè, nel senso, quando l'errore tecnico, l'imperfezione, no? Eleva quello che è il gesto, quello che è il pensiero, quella che è la realtà, è una cosa bella. Che purtroppo sto concetto c'è chi lo usa come dire, vabbè, la tecnica non è importante, no? Invece, no, è un po' No, la assolutamente, perversione, no, questa, allora ci stai arriviamo. dicendo una cosa verissima, perché la tecnica bisogna conoscerla a menadito per poi, mi verrebbe da dire, dimenticarsela, cioè nel momento in cui Certo. esce fuori la tua idea di fotografia, il tuo stile, il tuo modo di raccontare alcune cose, se rimani pedissequo alla tecnica e quindi anche alla nitidezza come la vuole la tecnica. Come dire, hai poca strada, sei effimero, muori presto, quando invece c'è tanto altro, ecco. Poi Sì, ci sono l'imperfezione è una anche. cosa bella della fotografia, no? Cioè, infatti, per esempio, un libro molto bello che si chiama WS numero 0, Fotogrammi numero 0. Allora, io ho nomi spesso di un fotografo francese che ha raccolto tutti i fotogrammi 0 e 00 di tutti i rullini che ha scattato, perché ha detto col digitale è qualcosa che si è perso, quello scatto che non sapevi cosa Certo. avevi scattato, no? Perché oggi dal primo scatto abbiamo il controllo, no? E quindi c'era proprio un omaggio all'imperfezione come momento spirituale molto alto. Lo spirito, no? L'imperfezione. Ma questo che dici tu è proprio un'idea di fondo bellissima, cioè c'è una passami questo termine che adesso si usa spesso, una progettualità nell'andare a ricercare tutti i numero zero. E quindi metterli in fila, per cui questa fuori nitidezza, cioè questa mancanza di nitidezza, era diventata lì un'idea che volevo far passare, bellissima oltretutto. Sì. Tenetevi cose sulla tecnica, che dopo ci andiamo diretti con un Sì. altro aforisma, eh? Tra parentesi, Tenetevi il serbo. l'ultima cosa, come diceva il nostro amico Andrea Pacella, bisognerebbe mettere una tassa sul filtro Clarify di Photoshop, no? Sì. Sì. Sì, L'ho vero. detto anche al nostro Giuseppe Andretta, visto che lavora con Adobe. Cioè, a che punto sono con quella levettina che quando va sopra il 50 ti formatta l'hard disk e ti cancella le foto? A
appena provi ad alzarlo. Bellissima l'idea. Sono anni che ci stanno lavorando. Sappiate tutti quelli in ascolto che usano la chiarezza oltre 50, che prima o dopo potrebbe accadere che vi cancelli le foto. È stato deciso che, insomma, l'abuso di chiarezza andrà punito in questo momento. Beh, allora io vado alla nuova, alla terza, il terzo aforisma di oggi. Eccolo qua, sempre del nostro amico Henri Cartier-Bresson, ovviamente le prime ce le siamo tolte con lui. Allora, fare una fotografia vuol dire allineare la testa, l'occhio e il cuore, è un modo di vivere. Allora, innanzitutto questo, dottor Stefanelli ci conferma che invece questa è una frase realmente attribuita e detta da lui. No, su confermo, quindi va bene. Confermo, ti metto il timbro. Esatto, però allo stesso tempo devo dire che spesso c'è questa idea un po' dell'allineamento astrale, delle cose che si devono allineare per poter fare una fotografia, un po' come il maestro ci insegna in questa immagine in particolare, aveva esattamente allineato gli occhi e le teste e anche i cuori. No? Allora, quello che nelle recensioni varie che ci sono state, dell'istante decisivo che si parlava, un richiamo proprio preciso alla geometria che Bresson metteva dentro le fotografie, anche qui si vede, quindi era veramente un suo approccio, la composizione, no? E quindi su questo non, cioè, questo poi è proprio esempio classico della mente, dell'occhio e il cuore, quindi si vede benissimo. Dove, quando tutte le diciamo, quello come si è detto un po' anche ieri nel talk di talk, che quando tu hai tutto il tuo che ti porti dietro, che magari è venuto fuori da vedere in questo caso lui mostre di pittura oppure comunque anche film, anche un tutto che fa parte di te stesso, lo metabolizzi e poi lo tiri fuori. Questa linea è più che, allora, perché anche Duhano diceva il discorso che devi, quando scatti devi essere un bambino, prima, dopo tutto deve essere, il tuo cervello deve funzionare per mettere tecnicamente a posto le cose affinché tu possa poi immortalare quel momento. Quindi è un po' la scuola francese che è anche così. Quindi c'è proprio un discorso di allineare la tua anima, il tuo cuore, quello che vedi e poi far azionare il cervello per portarlo poi, per poterlo imprimere al tempo sulla pellicola, oggi su un sensore, però è così. Enrico, tra l'altro mi dicono dalla regia che il tuo audio si sente un po' male ogni tanto, non so se poi hai un microfonino magari o se riesci a star vicino. E intanto, vabbè, Stefano, Andrea, l'interpretazione più comune di questo qual è? Ma la malinterpretazione, io l'ho sempre vista, io questa frase la uso quando insegno, la uso tantissimo, perché per me è proprio l'apoteosi di come si deve scattare una fotografia. Credo che ci sia proprio una verticalità fra il cervello che pensa una cosa e che quindi ha un'idea e inizia a pensare come poter raccontare questa idea. Poi si scende all'occhio, che è in qualche modo una previsualizzazione di questa idea, cioè come la fotografo queste cose che ho pensato, la fotografo in controluce, a forma di luce, in un orario, in un altro orario, quando l'ho vista già la vado a rivedere ed è una questione di verticalità perché l'occhio deve prevedere, e poi scende al cuore perché se tu non ci metti tutto quello che sei, quello che fai e le cose che hai pensato, e che hai studiato e che ti appartengono, tu non mi ridai, non mi riconsegni a me utente che guardo un'immagine così tutto quello che hai provato tu, quindi ci devi mettere del tuo. Questa è proprio una verticalità che io uso spesso quando insegno per come si dovrebbero pensare le fotografie. Sul fatto che viene fraintesa in maniera, verrebbe da dire, un po' romantica, nel senso come se dire, per dire, andiamo a fare il bohemian francese in giro per le strade, mettiamoci l'amore, dice, spesso vedo i fotografi che fanno le fotografie e non riescono a toglierle, nonostante magari facciano veramente pena,
perché sono legati al soggetto, al bambino che li ha abbracciati, al rapporto relazionale che esiste fra il fotografo e il fotografato, e quindi dicono: io però ce l'ho messo l'occhio e il cuore, no? Come dire, cioè io ci ho messo tutto Giusto, me stesso troppo. dentro questa foto, peccato che la foto non funziona. Quindi Esatto, ce diciamo che ne hai un messo po' viene decisamente fraintesa. troppo. Sì, un po' viene fraintesa in questo modo, però chiudo dicendo che per me questa verticalità è la fotografia, veramente. Sì, beh, non a caso l'ha detta Bresson. Tra l'altro, Andrea, ci citano nella chat Facebook Robert Doisneau. Tra l'altro, ecco, forse meritava una slide. Non si chiama Doisneau, non si chiama Doisneau, si chiama Doisneau. Questo dobbiamo dirlo perché di solito Enrico vedo che sta ridendo se ti batti. Perché anni fa venne un fotografo che faceva nudo in una maniera abbastanza anche un po' truce e Senza allineare niente. e citò appunto: no, io in queste foto mi sono rifatto a Doisneau, e per cui io, ecco, schiantai dalle risate perché no, si pronuncia Doisneau, Doisneau, non è Doisneau, è pure più difficile da dire Doisneau. Do you is now? Se No, uno lo lo deve dire. leggi come è scritto, scusa, lo leggi come è scritto. Beh, sì, Andrea, Te quindi, l'ho detto, ma... l'ho citato poco fa, Sì. il discorso del bambino e dell'attimo Eh prima. sì. È chiaro, gli umanisti, diciamo, in un certo senso il motto degli umanisti che arrivavano prima di questo periodo qua di Cartier-Bresson era le cœur dans les yeux, quindi il cuore dentro l'occhio. Ecco, qui la verticalità di cui parlava Stefano è stata, diciamo, tipo il cuore se l'è ingoiato la bocca, però l'ha puntato dentro gli occhi. È stato un po' un casino quell'epoca lì, per la fotografia. vabbè. Allora, Andrea, a te l'incarico della prossima, perché questa, innanzitutto perché l'hai condivisa tu nel gruppo WhatsApp che abbiamo creato. Allora, una fotografia è un segreto intorno a un segreto, più cose ti dice e meno ne sai. Allora, cioè, cosa vuol dire? Praticamente non dobbiamo dire nulla con le fotografie perché altrimenti qua c'è il rischio che scoprano che non siamo bravi, che siamo bravi. No, perché poi cioè, l'Arbus diceva molto nelle foto. È un'idea, secondo me, il concetto alla base è che se la fotografia non deve dare risposte, ma deve far partire il pensiero, no? Quindi forse una fotografia che dà una opinione e ti chiude dentro un'opinione estremamente rigida, blocca il pensiero, no? Cioè, secondo me, chi guarda un'immagine deve avere lo spunto per maturare un proprio pensiero. Se invece l'immagine si blocca solo al pensiero del fotografo, ti dà delle risposte, ti dà già delle linee di demarcazione sui ruoli, chi è il buono e chi è il cattivo, cosa è giusto e cosa è sbagliato, no? Rischia di ingabbiare il pensiero. È come se deresponsabilizzasse l'osservatore, no? Cioè, già mi hai detto tutto, che okay, sono d'accordo. Invece, te mi devi dare la tua idea, la tua opinione, ma con un margine da cui poi io partire con una mia di riflessione, no? Quindi, diciamo, probabilmente è quello il sottofondo di questo scatto, insomma. Una fotografia deve avere un'aura di mistero, deve avere un'aura di mistero e fondamentalmente lasciare, deve essere un cerchio, no? Meyrowitz diceva aneddoto bellissimo, no? Che la scuola d'arte, la fotografia deve essere un cerchio, chiunque ci può trovare un punto di partenza, cioè dice il fotografo non ti deve dire da dove parte, ma chiunque ci può trovare un punto di partenza e comunque quel cerchio si chiude, no? Quindi deve essere uno spazio aperto in cui entrare. Quando dice troppo forse rischia di essere confusa perché è uno spazio limitato. Ma soprattutto, secondo me, è più questo, cioè incastra troppo e fondamentalmente diventa faticosa la lettura, ma diventa solo la lettura di un'opinione, no? Fa riflettere poco una fotografia eccessivamente diretta, ecco. Ecco, mi immagino la foto tipica,
mal interpretata di questo, anzi, dove questo concetto non viene interpretato, non so, fotoamatore alle prime armi, il mio primo reportage sociale, mendicante all'angolo della strada, aspetto tra l'altro l'istante decisivo di Bresson di qualcuno che gli mette la monetina dentro il vasetto dell'elemosina, no? Giusto, è un po' questo quello che Sì, poi il alla fine rischio ci nell'immagine dimentichiamo, Sara. didascalica, l'immagine didascalica, no? Cioè, dove fondamentalmente non puoi che essere d'accordo con quello che ti dice perché è ovvia, no? Cioè, soprattutto ti dice, ti offre delle porzioni di realtà che fondamentalmente sono con una lettura che ha chiunque. Il fotografo deve dare una lettura reclusa a chi guarda la realtà da una prospettiva ordinaria, no? Quindi, ovviamente, quindi per questo deve far riflettere, cioè ti deve far vedere che la realtà, anche che ti circonda, ha delle crepe, ha delle incongruenze, oppure è meno tragica e meno drammatica di come te la immagini per i tuoi, come si può dire, le tue strutture di pensiero, no? Preimpostate. Quindi deve offrire una lettura diversa, deve svelare il mistero. Ecco, se invece dice tutto quello che uno si aspetta su un determinato, per esempio, quartiere, su una determinata città, cioè se io faccio un lavoro su Scampia e faccio vedere solo che è pericolosa, che ci sono spacciatori, che ci faccio, e ti ho detto niente, però ho assecondato, ho detto molto, ma ti ho detto quello che fondamentalmente già sapevi. Se io invece vado a scavare tra le pieghe di quella realtà, fondamentalmente te ne faccio vedere una prospettiva differente, ti faccio riflettere e magari ti dico meno. Cioè, ti dico meno, ma a quello che ti dico ci devi arrivare, capito? Cioè, ti costringo all'attenzione, alla lettura più introspettiva anche dello scatto. Se ti faccio vedere un'immagine didascalica, già ti ho detto tutto. E fondamentalmente non ho arricchito la tua conoscenza. E anzi, io ho solo ulteriormente assecondato quelli che erano i tuoi preconcetti. Ecco. Infatti qualche anno fa vi dimostrai, sembra che fosse fatto a Corviale, ecco, c'era un fotografo che ha fatto un lavoro. Eh sì, grande. La Sì. mostra è importante. Sì. Bene, allora vado alla nuova slide con il nuovo aforisma. Notate la chicca dell'immagine, cosa c'è sotto quell'immagine. Allora, quando le parole saranno poco chiare, io potrò fare chiarezza con le foto. Infatti, vedete che è più 100 in questo momento la chiarezza lì. Quando le immagini saranno inadeguate, io potrò solo stare in silenzio, diceva Ansel Adams. Innanzitutto vorrei, visto che abbiamo citato il gruppo a cui apparteneva, giusto Enrico? Poco fa, Sì, esatto. F64. Allora, innanzitutto vorrei un attimo che definissi che cos'è la chiarezza per Ansel Adams, cosa intende da questo punto di vista. Messa a 100 perché dovevi vedere tutto perfettamente con la massima nitidezza. No, cioè, le sue fotografie, ecco, lui per esempio, ieri parlavamo dei tre autori, io sono partito loro due aggiunsi Irving Penn e quindi no, Ansel Adams è stato lui appunto ha inventato anche il discorso del sistema zonale, ha elaborato il discorso del sistema zonale che fu ben messo a punto poi da Gabriele Caproni che tu conosci bene, lui diceva con l'esposimetro il punto 5, poi leggo sull'8, poi prendo il 3 e poi alla fine faccio come mi pare perché non riuscivo a seguire tutta questa tecnica. No, anche perché sulla Leica Gabriele è un laicista di quelli proprio feticista, ma no, non aveva senso, cioè perché una foto, cioè quelle sono tecniche che hanno senso sul grande formato, perché è uno scatto solo e quindi puoi lavorare su quello. In un formato dove ce ne sono 36, una la devi
esporre e sviluppare in un modo, quella dopo magari tutto in un altro modo, quindi non aveva senso. Però niente, lui è stato veramente uno dei precursori, ma io non solo direi alle... Io questa, soprattutto la seconda parte, io la è un mio modo di vivere. Cioè io vedo quando ci sono delle discussioni che sono inadeguate, te improvvisamente mi vedi che mi taccio, proprio perché non ha senso, perché sprechi del tempo, sprechi delle energie dove non ha assolutamente senso. E in questo periodo abbiamo parlato tanto di fotografia, se ne è sentite di tutti i colori, e tante volte era forse meglio stare in silenzio. Però tornando al discorso su, in effetti lui è stato veramente uno dei punti cardine per un certo tipo di fotografia, ma proprio anche come concettualmente. In effetti tuttora negli Stati Uniti si continuano a fare dei corsi, e addirittura c'è stato anche chi ha applicato il sistema zonale alla fotografia digitale. Sì. Io devo dirti che in 20 anni più o meno di fotografia, però, ho parlato con un sacco di persone del sistema zonale, ma ancora realmente non l'ho mai visto applicato bene. Cioè, l'unico... Mi resta questo dubbio eterno, per un po', diciamo, no, per un po' l'ho fatto ovviamente con la macchina grande formato, quindi c'era anche... Noi abbiamo un docente qui a Lucca, che è il docente del Photolux. Lui è un grande esperto di tecnica, veramente, Marco Barzante. Lui, tra l'altro, è stato anche negli Stati Uniti e ha fatto dei corsi sul sistema zonale con gli assistenti di Ansel Adams, e quindi poi li ha riportati da noi. Quindi ci eravamo costruiti questa rotellina che serviva per prendere l'esposimetro. C'era il Minolta, io avevo un Minolta con un grado, dove te prendevi esattamente i punti che ti interessavano, e poi con la rotellina variavi il fuoco, dove, cioè il diaframma dove ti serviva. Te lo dovevi segnare sullo chassis, perché una volta tornato poi in camera oscura lo dovevi sovrasviluppare, sottosviluppare a seconda di come avevi preso l'esposizione. Però dovevi avere che lui aveva, che era quella di previsualizzare. Dovevi previsualizzare lo scatto, dovevi sapere qual era la parte che ti interessava tirare fuori, e lì poi, appunto, con questa tecnica veramente lo tiravi fuori, e avevi dei negativi che servivano a portare poi fuori quello che ti occorreva, quello che avevi pensato. E anche lì si rifà al famoso detto commerciale che aveva Leica inizialmente, che era appunto the think camera. Devi pensare a quello che fai per poi dopo portarlo sul negativo, sia quadrato. Sì. Sia... E pensa che oggi la pubblicità, che va per la maggiore, invece non pensare scatta, dice. Non posso citare chi... Anche Kodak ha bombardato così tanto, no? Voi fotografate, certo. Adesso ci pensiamo noi, quindi era se ci pensi, ma Giovanna Calvenzi stessa dice: il mio telefonino fa delle bellissime fotografie, cioè lei dice: non le faccio io, è il mio cellulare, certo. Grande Giovanna. Ma volevo fare però veramente un applauso quasi a Giovanni, che ci dice: io penso sia il primo fotografo a cui vedo scrivere con una cosa del genere, il sistema zonale, punto interrogativo. Io ho letto tutti e tre i libri scritti da Adams e non ci ho capito nulla. Quindi grazie per l'onestà, perché non sei l'unico in questo mondo, sappi che... Tra l'altro, guarda, sono lassù in cima nell'angolo della scrivania, della libreria. Vicino all'Ulisse di Joyce. Sì, bravo, è solo l'inizio. Bene, quindi allora abbiamo fatto chiarezza sulla chiarezza, in questo senso, scusate il gioco di parole, ma ora si è fatto chiarezza. Andiamo a quello dopo. Sempre Ansel Adams, ecco qui faccio una piccola premessa, diceva: non fai solo una fotografia con una macchina fotografica,
Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato. Qualcuno come su Vidatta forse l'ha preso un po' troppo alla lettera e ha preso le foto di Emeril e Marche e ce le copie incollate sulle sue. Ma Andrea forse non voleva dire questo. Sento in mamma mia di Stefano. Che vuol dire? No, allora, ti spiace se sentiamo Stefano. Alessandro che c'ha la mano proprio sulla fronte da disperato proprio. Sì. Ha visto la foto. Ha visto la foto, sì. Ha detto mio Dio. Beh, lui l'ha presa proprio alla lettera, però diciamo solidatta, però diciamo che non è che ha fatto proprio una bellissima cosa, anche perché poi c'è stato dietro insomma una grandissima polemica e lui si è eclissato per un lungo periodo da tutto e tutti. Non so come mai l'abbia fatta questa cosa, però mo, al di là di questa follia, perché tale è, questa è una frase, tu pensa che io quando ero molto molto ragazzo ho fatto un workshop con Ferdinando Scianna in un paesino dell'entroterra emiliano, e io volevo fare il fotografo, per cui mi avvicinai a Ferdinando, gli chiesi insomma delle cose, e lui mi citò questa frase, non dicendomi che era di Ansel Adams, ma mi disse: guarda, tu quando fai click non è che ti porti, cioè ti devi portare dietro il tuo bagaglio culturale, le tue. E allora mi sembrò come una bellissima poesia. Dico: vabbè, mo questo mi ha voluto dire questa frase un po' altisonante. Devo dire che invece poi l'ho ritrovata nella fotografia, nelle mie idee, in come mi sono mosso, perché spesso la gente si avvicina e ti chiede come si diventa fotografo, quello che devi fare a livello tecnico, quando invece per me il fotografo è tanto altro, soprattutto oggi. Prima diceva Andrea, io concordo che in qualche modo la fotografia ti deve suggerire, non ti deve dire esattamente tutto, perché altrimenti finisce presto. Citava Scampia, già sappiamo tutto di Scampia, e quindi se uno si inventa una cosa un po' diversa, allora mi interessa, altrimenti vado avanti. E quindi, non lo so, per me oggi vale la pena leggere più che fotografare, leggere, guardare film, crearsi un'idea, ecco, una struttura come fotografo, per poi tramutare questo pensiero con il click e con la sua macchina, con la propria macchina fotografica. Ma non è tanto la tecnica che fa il fotografo, tutto il suo mondo. Ma guarda, anche mi verrebbe a dire anche la tua storia personale, se c'hai i genitori o li hai persi da bambino, se sei sposato o no, se hai dei figli, che storia hai avuto, se vieni dalla borghesia o vieni dai ghetti, cioè tutto questo crea in te un mondo da raccontare, che poi la macchina è un mezzo espressivo, come un altro, voglio dire. Andrea? No, dicevo, perché io ho conosciuto Suvid, Master of Photography, e devo dire che, come diceva Stefano, fatico, cioè qui non si parla di scorrettezza, di follia, cioè nel senso, qui stiamo parlando di un fotografo che aveva veramente un grosso talento, perché comunque della sua generazione aveva fatto cose strabilianti, e ti vai a suicidare, cioè, e ti vai a suicidare con una cosa del genere, cioè nel senso che ha avuto tanto rumore sta vicenda, sia per l'assurdità della vicenda, no? Perché comunque, cioè, metti una cioè un pezzo di foto di Mary Ellen Mark dentro un tuo scatto, non, no? Fuori. È come se io... È come se io metto un pezzo della Divina Commedia senza citare Dante e dico che è mia, cioè nel senso, farei ridere. Però è questo, e era un fotografo molto, è un fotografo che aveva, era bravo, cioè non aveva bisogno, e questa è la cosa assurda, cioè è grossolano, è una cosa talmente grossolana che dici, boh, vabbè. Chiusa la parentesi, poi assolutamente d'accordo con quello che diceva Stefano, cioè nel senso, la fotografia per funzionare, cioè per essere un buon fotografo, non puoi prescindere dal tuo lato umano, no? Di essere umano, di come persona. E una persona è costruita anche da quello che ha letto, a quello che ha vissuto. Quindi diventi una persona migliore, la persona che sei, con la tua cultura, con la tua sensibilità, con la tua crescita, poi si trasla, se la tua forma di espressione... Questa è una frase
che tu abbia in mano una penna, che tu abbia in mano una telecamera, che tu abbia in mano una macchina fotografica o un pennello, fondamentalmente, no? Eleva la fotografia a qualsiasi, come qualsiasi forma di espressione, te ti esprimi con la sensibilità che ti sei creato, no? Con le tue esperienze anche di vita, con le tue esperienze umane, con le tue idee e con la tua coscienza. E ovviamente quindi è necessario, ecco, giustamente, che poi lo dica Ansel Adams, che ha fatto no? È un fotografo tecnicamente ineccepibile, tanto più che nessuno di noi, io pure me ci metto, non ha capito il sistema zonale. nel senso, no, non è il fotografo distinto, il fotografo che sta lì, che si butta nella mischia. Quindi se un fotografo come lui lo dice, è ovvio che diventa ancora più importante. Cioè, anche se dovete fare paesaggio, per farlo con quella potenza evocativa, per farlo con quella potenza onirica, tutto solo attraverso la rappresentazione della realtà, no? Perché lì è la rappresentazione della realtà elevata a un livello immenso, no? Non è interpretativo, però porta l'interpretazione a un livello tale che diventa arte, no? Non è una visione onirica quasi nella sua bellezza, di riproduzione ad altissimi livelli di ciò che ha di fronte. Quindi assolutamente sì, insomma, nel senso che è determinante, cioè non diventerà mai un grande fotografo, se non hai una curiosità, se non hai un bagaglio culturale che ti ha fatto crescere come persona, soprattutto se non hai curiosità, se non hai voglia di vivere, ecco. Puoi diventare un ottimo tecnico, no? Cioè la macchina fotografica la puoi usare da Dio. Però poi quel passetto in più che di fronte a un paesaggio ti mozza il fiato, te lo fa fare la tua vita. No, la macchina fotografica è un tramite che lui usava divinamente e che ovviamente devi necessariamente usare come Ansel Adams. Tornando al discorso dello sfocato. Io dicevi, Enrico? No, lo hanno anche appena scritto Studio Berni. Così c'è la tecnica, sì, una cosa la tecnica, la grammatica, esatto, la tecnica deve essere al servizio di quello che poi è dentro e lo devi estrapolare, certo. Quindi va bene. Bene, allora passo al prossimo, che è questo è Ted Grant. Quando si fotografano persone a colori si fotografano i loro vestiti, ma quando si fotografano persone in bianco e nero si fotografano le loro anime. Questa probabilmente il problema è che non l'ho è sentita stato mai tantissime volte, tantissime. Voglio dire, credo che questo è il problema vero, sia che questo aforisma non è stato male interpretato, è stato interpretato esattamente come lo ha detto. Questo è il vero problema. Immagino che infatti Curtis nel fotografare le tribù indiane si sia trovato un certo, diciamo, una certa riluttanza nei soggetti che avevano paura che gli rubasse l'anima con una macchina fotografica. Ma qui, Stefano, che è successo? Qua è successo un casino questa frase. Ma è successo un casino perché è un po' semplicistica, cioè in sé, come spesso accade quando leggi questi aforismi, in sé dice del vero. Il problema è poi come la interpreti e come cioè se la prendi in maniera superficiale o meno, nel senso che banalmente spesso vedo i fotografi delle prime armi che il bianco e nero, siccome non è la realtà ma è altro dalla realtà, perché noi vediamo a colori, è chiaro che si tolgono tutta una serie di informazioni nel fotogramma e quindi pensi che riesci a essere più drammatico, a entrare nell'anima delle persone, a cercare di interpretare meglio il pensiero di una persona e non fermarti a come è vestito. E io penso che un po' forse è vero, un po' però è anche dipende dal lavoro che tu vuoi fare. Io feci un grossissimo errore, un po' per inesperienza. Nel 97 andai in Sudafrica e mi portai le pellicole, una serie di pellicole a colori, il corpo a colori e una serie di pellicole in bianco e nero, e ho fatto un po' e un po'. Quando sono tornato in Italia, chiaramente ho sviluppato le foto, tutto quanto, poi vinsi una piccola borsa di studio, ma
mi si disse in questa borsa di studio che io non, cioè, non c'avevo né l'uno né l'altro, cioè non avevo scelto, non so come dire, avevo fatto una mucchiata di fotografie, un po' erano a colore, un po' erano anche nero, poi magari non erano male, e quindi da allora in poi ho deciso che per me un lavoro lo devi decidere ex ante se farlo in bianco e nero oppure a colori, perché devi capire se ti interessa raccontare un qualcosa che appunto deve essere non visibile o non descrivibile, oppure ti soffermi su altre cose che è più antropologico, che magari un lavoro più antropologico e magari deve raccontarti anche il luogo un po' meglio, mentre le informazioni col bianco e nero vengono quasi tutte eliminate, sia di tempo che di luogo fondamentalmente. In generale, però poi chiaramente questa frase viene un po' malinterpretata, perché dice allora il bianco e nero fotografo l'anima e il colore fotografo il paesaggio o l'estetica. Non è così, ci sono dei lavori che vanno fatti per forza a colori e dei lavori che invece funzionano di più in bianco e nero. Però io invito sempre a pensarlo prima, non a intanto li faccio, poi vediamo come funziona in bianco e nero. Ah, funziona bene, allora in bianco e nero. Non è così, cioè non, è troppo semplicistico in questo modo. Enrico, devo chiederti una cosa. C'è una frase di Giampaolo Barbieri, no, su questo. Giampaolo Barbieri, non su questo, su Curtis, ma lui dice che il bianco e nero consente di immaginarti tutti i colori che vuoi. Certo, è vero. Ci voleva il maestro Barbieri. Allora andiamo avanti. Eccole qua. La chicca della foto di Joy Meyerowitz sottolinea che nella fotografia esistono, come in tutte le cose, delle persone che sanno vedere e altre che non sanno nemmeno guardare. Diceva Nadar, quantomeno in fotografia è stato attribuito a lui questo aforisma. È vero, e prima ancora, il pezzettino prima diceva non esiste la fotografia artistica. Nella fotografia esistono persone che, come in tutte le cose, le persone che sanno vedere e altre che non sanno nemmeno guardare. Quindi, e questo sarebbe un po' anche tutta una discussione che da supercazzola c'è stata in questi giorni, dei fotografi artisti che stanno interpretando in questo momento dove non si può uscire, contro i reportagisti che invece escono e quindi mettono è dai tempi di Nadar che si parla di queste cose qui. Forse è anche il momento di finirla, perché tanto sono cose che non portano a nessuna, ognuno dice le cose a modo suo, quindi non c'è una cosa l'altra. Curiosissimo che probabilmente insieme a Man Ray il primo fotografo considerato fotografo artista, quando nella realtà era praticamente più un tecnico che un fotografo lui, cioè l'equivoco sì. Nasce proprio nella persona, no? Cioè, era figlio del periodo delle scoperte, lui era un tecnico che faceva fotografie, come insomma come dare del Picasso a un ingegnere che si compra una macchina fotografica oggi sostanzialmente. Infatti, solo che ci riesce bene. Sempre, visto che citava Man Ray, diceva che di sicuro ci sarà sempre chi guarderà solo la tecnica e si chiederà come, mentre altri, di natura più curiosa, si chiederanno perché, cioè qual è il significato, che cosa vuol dire. È questo. Certo. E poi questa, cioè, a parte appunto il dibattito, no? Molto da sega mentale, appunto, chi è artista, chi è più il fotografo di reportage, il fotografo d'arte, no? Che poi il reportage può essere arte e uno che ambisce a essere artista può essere la cosa più povera a livello di sentimento che uno possa vedere. Però sì, è quello, no? Cioè, tanti non guardano la realtà. Il saper vedere, secondo me, è vedere oltre la realtà, no? Io faccio spesso l'esempio, quello della foto di Erwitt, quella del lavandino black and white, no? Cioè, all'epoca tutti potevano guardare, tutti la guardavano quella cosa. Vedere l'ingiustizia che c'era dietro quella cosa era solo un animo sensibile, non era una questione di occhi. E fotografando quella cosa all'epoca normale, nel tempo è diventata un'icona, no?
parentesi, è una foto che esteticamente non ha nessun appeal, nel senso la forza è quella di aver saputo vedere oltre la realtà, no? Ma non vedere con occhio estetizzante, non vedere con occhio artistico, vedere con occhio umano. Umanamente quella era una cosa che gridava l'ingiustizia, che portava in sé un semplice lavandino, no? Quello rovinato per le persone, per i neri, e quello tutto fighetto per i bianchi. Quindi è fondamentalmente, poi sempre parlando del discorso segregazione, è Rosa Parks, che tutti si sedevano ai loro posti, zitti e buoni, perché c'era scritto neri dietro, bianchi davanti. Lei si è seduta davanti, lei ha visto l'ingiustizia, mentre tutti guardavano la regola. Quindi poi, se i fotografi hanno la macchina fotografica per farlo, tutte le persone hanno poi magari il loro gesto sociale e civile per dire la stessa cosa, no? Però è quello, cioè il vedere significa non fermarsi alla superficie e andare oltre, no? Quindi noi guardiamo la nostra realtà per vederla, quella che è un po' il giochino del famoso film degli occhialetti, no? Quelli da sole di Carpenter, che è stupendo, no? Con gli occhiali vedevi Vedi quello che ti la realtà. circonda. E quindi con grande Rodney Piper, che è il Diciamo protagonista che qui è. l'Umbria da dove vieni lo chiamano anche salame davanti agli occhi, giusto? Sì, fette di salame davanti agli occhi, che io dico con accento Romano, ma romano. da Ternano, da I romani Ternano. Tu fai riconoscono. l'acciaio. Io faccio l'acciaio, ma i romani veri riconoscono che ogni tanto ho delle piccole derive, delle piccole scivolate verso l'umbro, quindi diciamo, sono un mix d'accenti molto elegante, direi, ecco. Vincent ci ricorda che il film è Essi vivono di Carpenter, bravissimo, Essi vivono. Beh, comunque volevo dire, c'è speranza, sappiatelo, per tutti i fotomatori e per i professionisti, magari un dito ancora alzato per fare una domanda. Ho anche recentemente visto la premiazione di un premio, di un contest anche abbastanza importante, e il vincitore che aveva fatto questa foto è stato poi intervistato, diciamo, dal vivo e gli hanno chiesto: parlaci di questa foto. L'errore è stato di dirgli parlaci di questa foto. E allora lui ha spiegato come l'ha fatta, non ha spiegato perché l'ha fatta. È stato meraviglioso perché ha spiegato che ha usato questo dispositivo, poi ha usato quell'altro, che ha messo la macchina, addirittura ha detto quanti secondi è durata l'esposizione. E alla fine è stata un po' una tristezza effettivamente rivelare questo. Quindi succede anche ai professionisti, agli amatori, voglio dire, concentratevi, come diceva Enrico. E come sosteniamo, credo, tutti, non sul come, ma sul perché, che è la cosa fondamentale nel fare fotografia. Stefano, io credo che su questo ci sia poco da Assolutamente aggiungere. d'accordo, assolutamente d'accordo. Infatti, quando si fanno dei lavori, spiegare i lavori con tante parole, entrare, io chiedo sempre perché l'hai fatto, perché lo fai, e me lo chiedo sempre perché lo sto facendo. Perché questa domanda fatidica, il perché, ti porta avanti anche sul come sviluppare il lavoro. Perché ti devi continuare a chiedere perché lo sto facendo e dove sto andando, piuttosto che mo ci vuole sull'estetica, sulla tecnica, su quello che stai raccontando. Il perché è la parola, le famose 5 W, no? Why, where, what. Il perché, secondo me, è il cardine. Poi tutte le altre vengono di conseguenza nel nostro storytelling, ma il perché, il why è cruciale, secondo me. Tanto da Facebook scrivevano, in realtà non è una domanda ma era un'affermazione, Simona ci diceva che la camera chiara di Roland Barthes svela il senso della fotografia. Diciamo, non abbiamo messo in queste slide il punctum perché non è un aforisma, però Sì. sarebbe da fare un'intera Academy Online Class solo sul significato del punctum nella fotografia di Roland Barthes, che devo dire, in realtà Simona... Forse è difficile pensare che Roland Barthes con la camera chiara ci sveli il senso della fotografia, perché credo che lui più cerchi di spiegare come iniziare a leggerla o come leggerla, più che Sì. qual è il senso della fotografia, perché da uomo acuto qual era Roland Barthes non ha, penso, mai provato a spiegare il senso delle immagini in generale proprio.
quello sa benissimo che è anche una questione soggettiva, poi che Assolutamente. dipende molto da chi legge quella fotografia. Quindi forse ha cercato di mettere ordine proprio più al metodo per imparare, diciamo, alla lettura, a spiegare come si legge. Vado alla prossima. Volevo dire, colpisce se io la tolgo dal solito bla bla, tecnica, realtà, reportage, arte, eccetera. Non dire niente. E già qui chiudere gli occhi. Risalga da solo alla coscienza affettiva. Sempre Roland Barthes. Quindi Allora l'ha spiegato come. Sì. Beh, comunque, Enrico, punto. ti prego, Enrico, per ogni volta che fai questi interventi ti voglio vedere con gli occhiali. Sì, gli Non fai un occhiali. secondino con l'occhiale e la rileggi da capo, per favore. Prossimo, il prossimo, il Va prossimo. bene, Il va prossimo bene. passo faccio con gli occhiali, guarda, tirato fuori. In Allora, va punta, bene. in punta, in punta del Punta naso. come prima. Esatto. Allora, andiamo su un altro masterpiece. Andrea, questa l'hai sparata di nuovo tu nel gruppo. Consultare le regole della composizione prima di scattare una fotografia è come consultare la legge di gravità prima di fare una passeggiata. Edward Weston, che tra l'altro nasconde anche nel modo in cui viene usata spesso una certa dose di bullismo nei confronti della persona che si sente dire questa cosa, giusto? Ci Sì, aiuti un po' ma a dirle. questa è il solito, cioè, la frase in sé è giusta, no? Però, tra virgolette, può essere intesa male, della serie, le regole della composizione non servono a nulla, no. Allora, il discorso è questo, no? Anche Cartier-Bresson, ora non so se è attribuita o vera come frase, diceva... La morte della fotografia, dice, mi immagino l'inferno della fotografia quando metteranno dei mirini con dentro la sezione dei terzi, no? Perché fondamentalmente il discorso qui è questo, essere troppo legati, se uno è preoccupato di seguire le regole, ovvio che mette un freno alla sua creatività. Ma chi è preoccupato delle regole non è... Non significa che è un anarchico della fotografia e un estro creativo che non ha bisogno di freni, significa che non le conosce. Questo che dice Edward Weston è semplicemente che le regole le devi fare tue a un livello tale che non te ne devi preoccupare, perché se le conosci bene le regole, poi sei in grado di trasgredirle con un senso. Cioè, quindi è vero. Puoi fregartene della regola dei terzi, puoi fregartene della sezione aurea, ma se fai qualcosa che ha lo stesso impatto visivo, non perché hai composto a cacchio e poi quando vedi la foto sei costretto a dire: ah no, ma non devi guardare qua, eh? Il soggetto è lui, ho capito, a me tutto l'occhio mi cade di qua, quindi se mi vedi il colore della luce mi interessa più della nonna col nipotino in mezzo alla bufera. Scusami, hai toppato a mettere il palo della luce male. Se invece metti il palo della luce centrale, mi dividi lo scatto in due, però rafforza, per esempio, una geometria supersimmetrica che magari mi suggerisce uno stato d'ansia ulteriore, hai trasgredito la regola, ma con senso narrativo. E rafforza il tuo racconto, rafforza quello, il sentimento che volevi trasmettere con quello scatto. Quindi la frase in sé è giusta. Ma è un meccanismo, purtroppo, a se presa solo nella sua superficie, è quello che, come con l'arte contemporanea accade, no? Diventa solo speculazione dialettica, diventa solo marketing, e allora non è più necessario sbattersi per arrivare, cioè chi trasgredisce le regole è perché quello che ha da dire. Così forte e perché le regole le conosce così bene, che le regole non gli bastano più per potersi esprimere, ma perché le regole hanno esaurito la loro forza. Ma se te le regole non le conosci, come diventano a loro volta poi un limite, perché nel momento in cui per la tua foto ti servirebbe essere pedissequamente ligio alla composizione in base ai suoi canoni, fai comunque una zozzeria perché non sai.
cosa poi succede? E quindi torni a casa, c'hai magari uno scatto potenzialmente pazzesco, ma l'hai composto talmente male che alla fine si vede appunto Funziona. il palo della luce, oppure cioè, dietro al soggetto c'è il cartello con divieto di sosta che gli fa da aureola, e allora diventa quasi ironica la foto, quando magari invece c'è un impatto drammatico. Quindi frase giusta, ma detta da uno che le regole le conosceva bene, perché io non credo che Edward West ha detto a me non mi è mai fregato niente delle regole. E quando devo usarle non ci devo pensare, quindi sono libero di essere creativo, ma quando le regole ha un senso trasgredirle, so perché le trasgredisco. Ecco qual è il senso profondo, che non significa freghiamocene delle regole e andiamo a casaccio, ecco. Mi sono un po' immaginato Weston con l'accento romano che parlava, è fantastico. Immaginarlo, a me mi frega le Era una citazione dantesca. Assolutamente, L'altro, aspetta, ma. mi metto gli occhiali perché aggiungo una cosa da Weston, quindi mi metto gli occhiali in punta, come vedi. No, lui diceva che il compito più importante è anche più difficile per un fotografo, non è imparare a maneggiare l'apparecchio e a sviluppare o stampare. Le tolgo così e enfatizzo ancora di più quello che dicevo. È imparare a vedere fotograficamente, cioè addestrarsi a guardare il soggetto tenendo conto delle possibilità della sua e dei relativi procedimenti tecnici, in modo da poter istantaneamente tradurre, quindi senza pensare, perché come dice Andrea, hai la conoscenza, proprio hai la padronanza della tecnica, e quindi di istantaneamente tradurre gli elementi e i valori della scena nell'immagine che si propone di realizzare. Quindi senti, quella cosa che lessi una volta, ma tra l'altro proprio ad Arles, di qualcuno che disse, applicò questa frase di Weston al lavoro di Antoine d'Agata, mi colpì molto perché poi poche ore dopo, parlando proprio con Antoine d'Agata, lui disse, il mio fotografo preferito è Henri Cartier-Bresson e io ho cercato tutta la vita di smettere di applicare tutte quelle regole di fotografia che avevo imparato. Quindi ha detto che avevo imparato. E se lo dice Certo, d'Agata, direi che possiamo anche andare oltre. ma anche Picasso diceva che poi alla fine la sua evoluzione pittorica era arrivata nel dimenticarsi tutta la tecnica e bastava uno schizzo, come se fosse uno schizzo di un bambino. Secondo me poi alla fine Picasso prendeva, detta fra noi, perché poteva permettersi di fare anche una riga e dire firmata Picasso e valeva Sì, quel ma che valeva. perché Picasso è diventato famoso in vita, no? Uno dei pochi pittori che in vita è Wow, diventato così Picasso. famoso. Ma anche quella di comunque non è vero che lui ha tentato di dimenticare. In certe situazioni era talmente fatto Ah, lo che sapevo probabilmente l'idea proprio scattava Secondo me si automaticamente. è dimenticato pure il suo nome in quei momenti. Dai, andiamo alla prossima. Eccole qua, un'altra della fotografa Imogen Cunningham. Queste ce l'hanno dette in tanti. Questa. Però Però questa è lei è una stata frase la di prima. tanti. È Questa è stata la una prima, frase che però, eh. ti sbugiarda subito questa frase qua, perché lo capisci subito se lo fai perché devi fare il finto umile oppure no. Nel senso che c'è una grandissima dose di egocentrismo in tutti noi fotografi, per cui quando uno te lo dice, ah, sì, è quella che farò domani, lo capisci subito, interlocutore, se ti sta prendendo in giro o meno, o in fondo è Assolutamente. ben. Consigliamo l'uso di questa nelle Sì, interviste, ecco. sì. Giovani fotografi che diventerete famosi domani. Sconsigliamo anche l'uso di alcuni additivi che il fotografo di cui prima ha utilizzato per. Assolutamente, una vita Ah, sì, morigerata. sicuro. Però ecco, diciamo, mettiamo il punto, ecco, fotografi ancora non famosi che state per diventare famosi domani. Se intervistati da Enrico Stefanelli al Photolux di Lucca, per favore non ditegli che la prossima fotografia sarà la vostra preferita, quella che non avete ancora scattato, No, perché perché vi dirò, smonto perché subito la vostra. come ha detto Scato, Vi sbugiardo subito.
Ecco, No, esatto. scusami, apro una parentesi veloce su questa cosa, perché io credo che un elemento interessante di un fotografo anche non famoso sia la consapevolezza, che non è spocchia, tutt'altro. È consapevolezza che si è fatto qualcosa di importante e quindi quando uno ti chiede ma che cos'è, magari uno non dice ah, ho fatto la mia foto migliore, la mia foto più famosa è questa, però avere consapevolezza che si è fatto qualcosa, ok? E non è la spocchia. Invece, secondo me, questa frase potrebbe essere spocchiosa, almeno a vista mia, perché è come dire, vabbè, mo ti faccio vedere che sono umile, però in qualche modo lo so che non lo sono. Questo è il mio pensiero, del tutto, ripeto, opinabile, però quando lo Sì, sento mi che puzza e sempre un po'. non fa Come figo, quando non un fa fa figo. Quando un fotografo figo. dice le... No, esatto, è come quando il fotografo dice le mie foto non mi piacciono, non le guardo mai. Un po' quel sapore lì, è aleggiante questa... Perché è vero che in Guarda, parte lo devi fare, sei in chiamato a parte non lo devo vedere, a fare, non certo, innamorarti, assolutamente, però il problema è che è assolutamente. innegabile che anche non, quasi non esiste un fotografo che dice questa foto non mi piace, perché come dire, le parole che ho detto non le volevo dire, non le volevo Se scrivere, non non alla le ho scritte. selezioni. A me posso dire che ogni Esatto. tanto succede che quando esco a scattare, magari su un progetto, quando esco a scattare, o comunque quando scatto, nella mia testa ho la sensazione di aver fatto degli scatti che mi piacciono molto e certe volte ho paura a scaricarli per riguardarli e magari aspetto 3-4 giorni per non rimanere deluso da quello che ho fatto, no? Perché sei talmente con l'immagine nella testa che dici... Poi, se non corrispondi, devo farla un po' decantare e quindi ho un margine di tolleranza su eventuali errori più alto. Ecco, quella è l'unica cosa. Quindi, più che quelle che scatterò domani, quelle che scaricherò domani, perché sicuramente mi sono scordato le impressioni che ci avevo avuto mentre le scattavo. Ecco. Beh, comunque Per c'è una forte dose di rispondere a ego. Umberto, Ah, sì. Umberto dice. dice, aspetta che leggiamo, che era la frase utilizzatissima da Enzo Ferrari più o meno nella stessa epoca di Imogen Cunningham, quando parlava delle sue auto. Diceva, la più bella sarà la prossima. Prego, dottore Enrico. Ma lui era un discorso di marketing. Lui preparava già a vendere le macchine successive, per cui... Prendeva gli ordini. Poi, ma magari ogni foto... lui pensava che... Beh, lì c'è anche un discorso di tecnologia, quindi la macchina che sarebbe uscita nel campionato dell'anno successivo sarebbe stata migliore di quella prima, per cui... Comunque, grande Enzo Ferrari. E poi magari ogni foto si traducesse in una Ferrari, ecco, a livello economico. Forse sono due. Bene, bene. Allora, quindi vabbè, non lasciate le vostre macchine in giro dicendo oggi non scatto, scatterò domani, ma portatevele in Perché giro. poi se no non ce le trovo. Esatto, se te la fate così, sicuramente no. Tutto. Se sono una Leica non le trovate. Ancora di più, No, infatti. portatela sempre con voi. Bene, allora, questa in realtà non è di un fotografo, ma di Antoine de Saint-Exupéry, e voi conoscete benissimo il Piccolo Principe. Si vede Infatti lui bene solo con il cuore. l'ha detta prima di cadere con l'aereo. Sappiamo tutti che lui è morto con l'aereo. Quindi gli è successo Coraggio. questo. No, invece mi aggancio a questa frase qui perché ci sono altre due frasi celebri e una è L'occhiale, l'occhiale. l'occhio non vede cose, ma figure di cose che significano altre cose. Questa l'ha detto. Poi c'è l'arte non Nell'avventura di un riproduce. fotografo. Non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è. Questo l'ha detto Paul Klee. Quindi, rifacendosi a questo discorso di non vedere o di vedere con altre parti. Comunque io sono impressionato dalla preparazione che hai in poche ore, Andrea No, Stefano, io mi no, 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 arrenderei. è come il discorso di Picasso. Il discorso di Picasso quando vendette la sua opera,
in pochi, uno schizzo e disse: ma lei mi chiede tutti questi soldi per una cosa che ha fatto in pochi secondi? E lui gli rispose che ci aveva messo 40 anni per arrivare a fare queste. In realtà sono frasi che mi colpiscono o mi hanno colpito nel tempo, quando leggevo i libri o quando vedevo le cose, e me le annotavo, perché erano talmente forti e quindi ora è stato facile. Una stampa che è durata un secondi, tre secondi, ma c'era tutta questa. Lo faccio sempre anch'io, segnarmele queste. In effetti, Maurizio, cioè, tutte queste cose vedi che hanno una sua importanza, ma perché ho tirato fuori gli occhiali, quindi io me li metto così, oppure gesticolo. Quindi... Hai capito. Comunque sì, anch'io me le segno, me le annoto sempre. Adesso oramai in un file che mi porto dietro. Mi ha colpito tantissimo invece quando raccontava le varie frasi dei fotografi è Andrea Pacella. Lui ha una conoscenza incredibile di... Beh, lui le sa anche raccontare, no? Però lui veramente c'ha... La differenza che io ho con Andrea è che lui proprio se le ricorda a prescindere. Io ho bisogno del mio block notice. Lui se le ricorda, quindi è veramente chapeau. Sì. Saluto anche ad Andrea, che non so se si è collegato e ci ha seguiti. Spero, insomma. Credo. Bene. L'anonimo che ci correggeva tutte le citazioni se sbagliavamo quelle che facevamo a braccio, no? L'anonymous. L'anonimo è una donna. Sì, no, non lo so, non l'avevo visto, no? Era un'immaginazione. Scherzando. Ah, sì? Vedi. Allora vado avanti alla frase dopo, detta appunto da una fotografa. Una cosa che puoi vedere nelle mie foto è che non ho avuto paura di innamorarmi dei miei soggetti. E ho messo non a caso la foto che mi libro di spesso a Beckham. Perché dico... Allora, questa è una foto... Grazie che a prendo cavolo! Volevo dire... A tutti i fotografi anche di glamour, questo è un gran consiglio da ricordare di solito, cioè non vi innamorate della modella o del modello davanti, no? Perché poi le foto non vengono, come si dice. Newton aveva sempre la moglie lì con lui che sorvegliava tutto per evitare che... Stefano, ma che vuol dire innamorarsi dei suoi soggetti? Ma, guarda, è una cosa bellissima e verissima, perché nel momento in cui tu scatti una fotografia a una persona non ti è più una sconosciuta, perché a me succede anche nella realtà, quando si va in giro, banalmente andando in giro una città come turista, nel momento in cui faccio una foto, quello che ho visto per me ha più peso. E figuriamoci con una persona che sta lì ed è sconosciuta, poi piano piano invece la fotografi e inizia a creare una relazione. Spesso nei lavori non si può fotografare così rubando, ma si entra in relazione prima di fotografare, e quindi magari ci si scambia anche un po' di un pezzettino della propria vita, si cerca di entrare nella vita dell'altro, capirlo un po', e poi lo fotografi. Nel momento in cui lo fotografi, per me scatta una vera e propria relazione amorosa, che non significa te la devi portare a letto, ci mancherebbe altro, però veramente un innamoramento incredibile, e più tu questo innamoramento gli dai sfogo, cioè te lo permetti, e più secondo me la fotografia funziona e viene meglio, altrimenti rimani sempre un po'... non so, forse lo dicevo l'altra volta, quando si compartecipa del dolore, se fai fotografia sociale, oppure della gioia di un altro, devi permetterti come fotografo, secondo me, di farti coinvolgere così tanto, ma lasciarti, lo dicevo l'altra volta, lasciarti un minimo di spazio, perché tu comunque stai facendo le foto, e quindi un minimo di distanza, che non è distanza dal cuore del soggetto o dalla persona, ma è un minimo di professionalità che ti permette di rimanere lì senza essere completamente coinvolto. Però questo è amore per me è assolutamente amore, almeno a me succede proprio di innamorarmi. Questa è una frase che mi rappresenta tantissimo, proprio tantissimo. Così
Tu non l'hai mai fotografato Beckham, questo è poco ma sicuro, No, non ti sei anche ancora messo alla perché prova. preferisco la moglie di Beckham, però vabbè, al di là di quello. No, no, è chiaro che poi lì quando inizi a fotografare modelli e modelle, eccetera, ci deve essere un minimo di innamoramento anche dall'altra parte, secondo me, perché devi essere in grado come fotografo di farti accettare e in qualche modo di portare avanti anche la tua idea, così in maniera potente che la persona ritratta in qualche modo ti guarda con un occhio di, come di mazza, questo c'ha delle idee, no? E quindi c'è una corrispondenza di amorosi sensi. Poi l'estetica fa la sua parte, se superi, secondo me, poi non le fai le foto, non so come dire. Nel ritratto parlerei più di rimanere affascinati dai soggetti, nel senso Affascinato. perché immagino la foto di Trump di Kander. Io non credo, lui è affascinato dal male, era palesemente affascinato dalla malvagità di Trump, no? Quindi Sì, c'è sì. quella fascinazione, cioè devi trovare interessante, no? Quindi è questo, cioè nella ritrattistica, secondo me, più che innamoramento è essere attratti anche dal lato oscuro del soggetto e mettere da parte i propri giudizi. Ne parlavamo pure, no, con Alessandro l'altra volta, per esempio, sul Sì. discorso del suo ritratto a Salvini. Come fai a fotografare? Lo fai perché anche, no? Oppure pensiamo ai ritratti di Platone, cioè il male che te puoi leggere in un soggetto, perché poi c'è anche chi gli vuole bene, anche a Trump, comunque ha vinto le elezioni, quindi qualcuno bene gli vuole. Però te, no? Devi essere anche attratto e affascinato dall'aspetto più respingente dal tuo punto di vista e trovarlo e renderlo qualcosa di visivamente forte, no? Sicuramente stimolante. Cosa più Certo. stimolante fotografa Trump, no? Che fotografa, che ne so, Fassina, Però, per esempio. Andrea, quello che conta è l'idea o anche la previsualizzazione, no? Io mi ricordo, per esempio, Ah, uno sì, certo. il ritratto che io uso di più in assoluto l'hai fatto tu e lo facesti a Lucca, quando tu avevi visto quel punto di luce, ha detto vieni qua perché ti devo portare qua perché avevi già avuto l'idea, no? E quindi tutti i figli del fotografo. A me è successo per esempio una cosa invece opposta, quando ho fotografato Rava gli volevo fare un ritratto e me lo portai davanti e lui mi disse io sono sempre stato abituato durante le mie fotografie di jazz a ritrarli in momenti diciamo più spontanei, no? Un po' alla Kerrec, all'Elie Kerrec, non alla ritrattistica. E quindi gli chiesi di essere più libero possibile. Lui mi disse: no, dice, sei tu che io sono qui a tua disposizione, tu mi dire cosa devo fare. E quindi lì mi trovai un attimo in pace perché non, io, la, il mio approccio alla fotografia era invece di tutt'altro genere. Per rispondere, Elisa, sì, Azzurra Marin mi ci disse: innamora secondo me prima guardiamo o dopo Stefanelli la sua fotografia? attraverso lo sguardo di Boccalini. Azzurra immediata. Sì. No, Orgogliosissimo. allora per rispondere a Elisa invece da parte mia ti posso dire che può succedere prima, ma può succedere anche durante lo scatto. Dopo non lo so, perché deve essere l'empatia che si crea o nell'immediato o a prima o dopo, ormai lo scatto l'hai anche fatto, per cui cioè se ti innamori ti puoi innamorare ma in un altro senso, ecco, non più nel senso fotografico. Un po' ti Ma sai amavo, Enrico, cos'è? io ti amavo. Volevo, scusatemi, volevo specificare un attimo la differenza fra anche fra i tipi di fotografi e i tipi del lavoro, perché per esempio, per rispondere a questa domanda di Elisa, in un lavoro di reportage o sociale, diciamo, quando tu entri in contatto con una persona che ha un'altra vita da te, ti ci avvicini, inizi a capire che tipo è, inizi a interessarti dell'altra persona, questo è fondamentale, l'interesse per l'altra persona, e poi inizia a crearsi ripeto, una corrispondenza di amorosi sensi, in quel momento lì tu già ti devi essere in qualche modo innamorato, altrimenti non lo fotografi. Quando invece c'è un assegnato che deve andare a fotografare, come dicevi Trump o Salvini, lì entrano in gioco altre situazioni, che è la professionalità, l'idea,
la previsualizzazione, la luce, tutta una serie di cose, e anche, che concordo assolutamente con Andrea, in qualche modo il fascino anche malvagio di questo personaggio, che viene interpretato fotograficamente in un modo o in un altro. Però è un altro tipo di mestiere, però è un altro tipo di finalità. Esatto. Bene, ragazzi, allora, il tempus fugit, quindi io vado avanti. Non ho trovato, purtroppo, volevo mettere un piccolo videoclip qua, in realtà, questa frase di Ernst Haas, che diceva non bisognerebbe mai giudicare un fotografo dal tipo di pellicola che usa, ma solo da come la usa. E mi è venuta in mente quell'immagine di Charlie Chaplin che si avvolge dentro la pellicola e non riesce più a muoversi, no? Che la usa bene. In quel caso di Charlie Chaplin. Però ecco, qui è di nuovo una di quelle frasi tipo la fotocamera non è importante, no? Che i fotografi ogni tanto dicono, esattamente come quella della mia fotografia preferita è quella che devo ancora scattare. Cioè c'è un po' di nuovo questa umiltà un po' malcelata, cioè, anzi non è un'umiltà, ecco, c'è un po' di spocchia anche in questa cosa. Non bisogna giudicare dal tipo di pellicola che usa, ma solo come la usa. Voglio dire, sembra negare l'importanza anche di quello che si sceglie di usare per fotografare, ma non è così. Normalmente viene male interpretato in questo modo. Non importa quello che hai, perché tanto se usi quello che hai, a prescindere dall'oggetto in sé, se sai qualcosa da dire lo fai comunque. E mi ricordo di questa discussione che avvenne, penso l'anno scorso, durante un festival di fotografia, dove un fotografo mi chiedeva, diceva la macchina fotografica non è importante, no? Un po' ce l'aveva con Leica, evidentemente non ha importanza sostanzialmente avere una macchina specifica per fare certe foto. Poi mi disse, ad esempio, sono appena andato, ho fatto delle foto sott'acqua, ho comprato una macchinetta subacquea usa e getta da 50 euro e ho fatto delle foto meravigliose. E lì finì la discussione, perché gli chiesi, sì, ma hai dovuto comprare una macchina apposta per fare quelle foto lì sott'acqua, non hai usato la tua. E quindi si smantellò un po' questo percorso. Ma quanto è importante lo strumento che si usa e quanto va un po' dimenticato? Chi vuole rispondere, risponda. In che misura? Stefano, hanno citato una tua frase, scusate, faceva ridere da Facebook, arrivata prima. Questa foto è bellissima, quindi la togliamo. Questo è un aforisma di Schirato, dico. E allievi. Enrico, stavi dicendo? No, la volevo dire, si riferisce a una serie di fotografie bellissime che però non raccontano la storia e quindi vanno via, vanno tolte. Vai, parti. Per rispondere anche a Franco, non solo che macchina usi, che obiettivo usi, una volta c'era appunto che pellicola usi, che carta usi. Quindi era sempre le solite domande che scattavano a quel tempo. Quindi, no, sono d'accordo con questa frase di Haas, perché è di come usi le cose. Tu puoi avere in mano qualsiasi strumento, prendi una penna. Da cosa scrivi, non è da come, cioè può essere una qualsiasi penna. La macchina fotografica è uno strumento che ti serve per raccontare qualcosa, quindi dipende come lo usi, ma come tutte le cose, come la testa, come la usi. Oggi è diventato però questo, ci sono evidentemente, innegabilmente, degli strumenti invece che non ti permettono di essere usati. Sono così ostici, così intelligenti, ostici nel senso non di... Si parla di intelligenza artificiale, chi fa la foto? La foto la fai sempre tu, perché comunque c'hai una tecnica che è al tuo servizio e tu la devi sapere usare. Però appunto sei tu che vedi quella cosa, sei tu che decidi quando scattare, sei tu cosa... Oggi si può dire, ieri hai detto che non si vede, hai in mente quel progetto per cui vai e fai tutta una serie di fotografie legate a un discorso che vuoi dire, quindi sei tu, la macchina è sempre uno strumento,
Poi può, a seconda di quello che devi fare, ti occorrono certi strumenti. Con una M Posso non dire puoi pensare. una frase paracula? La migliore macchina Di tanti. fotografica. Sì. La migliore macchina fotografica è quella in mano al fotografo consapevole. Così, questa è. Mettila fra gli aforesimi, fra gli aforismi. No, questa Così, chiude e cancella immediatamente questa slide e allora torniamo a quella dopo. Questo è un vero classico, questo è davvero un vero classico, perché l'abbiamo visto riferito a tutti, quindi io sono andato in ordine, diciamo, cronologico e ho visto che il primo a cui fu riferita sembrerebbe essere proprio Ouija, quindi stiamo parlando degli anni 40. F8 and be there, questo in realtà è un mantra in Leica, no? Chiudi a F8 o meglio per tutti tranne che per i nostri progettisti delle ottiche che fanno le ottiche che vanno meglio quando sono tutte aperte addirittura, cioè che vanno già al massimo tutte aperte, ma F8 and be there che si sposa credo con, vediamo un attimo se era la frase subito dopo, mi pare di averle messe una dopo l'altra. No. Sì, assolutamente, vedi, è stato smart. Vediamo. Se le tue foto non sono buone abbastanza è perché non sei abbastanza vicino. Allora, Ascolta, sono quando ci fu, collegate. ti dico un aneddoto di questa. Questa è stata la foto vincitrice del WordPress Photo. È certo, di Ronaldo Schmidt. E qui fu detto che era a fuoco il soggetto. Questa, te la dico perché Amsterdam in diretta uscì fuori questa cosa. Lo dissero per Di davvero. Amsterdam durante le premiazioni. Era a fuoco, cioè, ci credo. Vabbè, insomma, adesso una è la frase di Luigi, è fate and be there. Ma cosa vuol dire questo è fate and be there in buona sostanza? Lo riassumo, poi andiamo a quella dopo. Vuol dire siate pronti, ma pronti dal punto di vista. Liberatevi dalla tecnica, siete pronti tecnicamente anche con lo strumento, quindi conoscendolo, come si dice, mastering lo strumento, no? Essendo maestri del proprio strumento, per poi concentrarvi sulla fotografia. Però, Andrea, non è sufficiente mettere F8 e fare due foto per strada per definirsi street photographer, o sì. Ecco, tra gli aforismi abusati dovrebbe scrivere street photographer. sì, no, assolutamente. Come, cioè, la street photography è una fotografia estremamente complessa e proprio per credo, io non sono uno street photographer, nel senso che non mi definisco tale, però sento di poter dire che è una fotografia complessa e è una fotografia che non vive di un approccio così naif e così immediato. Cioè, lo street photographer, secondo me, è uno dei fotografi che tecnicamente deve essere preparatissimo, che ci deve avere idee chiarissime in testa e deve essere pronto a cogliere quello che lui immagina sia il momento giusto o la scena giusta e riconoscerla e che si muove con estrema consapevolezza. Cioè, se no, ecco, lo street photographer F8, cogli il momento, secondo me è l'antitesi della street photography di alto livello, cioè nel senso è questo, quindi assolutamente sarebbe bello che la fotografia fosse così semplice, ma purtroppo no. Poi, insomma, ecco, decontestualizzata quella frase, diciamo, apre le porte a pericolose scorciatoie, ecco. È comodo come giustificazione. Stavo F8 e la foto mi è venuta una zozzeria, figlio mio. Quella frase lì l'ha detto anche, non mi ricordo se era F56 o F8, comunque è di Adams, quella famosa fotografia del vietnamita che viene ucciso, no? E Certo, lui effetto in bidet. gli chiese come l'aveva. Esatto, fece questa citazione. Scattata, Alzò la macchina e cominciò a scattare. sì, con la sua Leica M4. È una fotografia che resta, che è rimasta la storia, insomma. Sì, beh, certo. Poi con la M è sempre stato più facile, devo dire. Qua facciamo marchettate, ma tutti i fotografi che l'hanno fatto poi l'hanno fatto sempre con lo stesso strumento.
che non conta, dicevamo, non conta, no, no. La macchina fotografica conta, ma anche, ma semplicemente quella sensazione che ti dà e come ti costringe a Certo. guardare, perché comunque la macchina fotografica ti costringe a guardare in una certa, una macchina che fa 100 scatti al secondo ti costringe a guardare in maniera diversa da una macchina che ha altre caratteristiche, ma non ha quelle performance di velocità. Ma è giusto che sia così, Sì. è inevitabile, cioè, voglia a Dio, voglia a fare. Cioè, se è importante il forno o l'impastatrice per un pizza, per uno che fa le pizze, è come non può essere importante la macchina fotografica per uno che fa le foto. Cioè, nel senso, ogni lavoro, lo strumento può farti fare, non rivoluziona, ma sicuramente ti consente di arrivare dove vuoi, a livello visivo e estetico. Senti, adesso qui vorrei un pad musicale, come si dice, no? Un sottofondo musicale un po' emotivo. Non so se Enrico hai la musica come ieri con Roselena, però. Ma era Ross che aveva la musica ieri, io non aveva fatto tutto lei. Vabbè, perché diciamo, passiamo dall'azione, dall'action all'emotional, ok? Quindi questa è una frase che ha selezionato Andrea. No, bellissima questa, Serve. dice Elisa Ceruti l'hai letta? C'è scritto No, Elisa. non ho letto cosa aveva chiesto Elisa. È questa, no, no, lei ha scritto, dice, la migliore macchina è quella che comprerò domani. Certo. No, qui abbiamo musica emozionale adesso. Cosa serve una grande profondità di campo se non c'è un'adeguata profondità di sentimento? Si domandava Eugene Smith. Quindi, Andrea, ovviamente tu hai selezionato questa, tra l'altro in diretta durante la scorsa online class Academy, non è stata proprio insieme all'istante decisivo, è stata proprio la summa poetica di tutto ciò. Poi l'ultima sarà quella di chiusura che andremo a Ma vedere. io in questa frase mi allaccio pure al pensiero che faceva prima Stefano, no? Sull'allineare testa, occhio e cuore, cioè sono presupposti essenziali per la buona fotografia. Il discorso qual è? Che purtroppo le frasi, nel momento in cui diventano aforismi e vengono usate in maniera superficiale, poi manca tutto il percorso che invece dovrebbero innescare, no? Cosa vuol dire, cosa fare e se lo faccio, no? Quindi se poi sto a smanettare, oh no, perché il processore, il processore oppure il firmware non mi soddisfa, e poi magari però sulla bacheca per far figo metti sta frase, no? Cioè se la tua preoccupazione è no, perché le nuove schede devono essere HD più veloci, a cosa serve una grande prova? Cioè nel senso che devi, cioè se vuoi far colpo una sera a cena, un aperitivo perché ci sta a prova una, ok, usala superficialmente, ma altrimenti queste frasi svuotate, usate in maniera superficiale, se non servono, cioè queste frasi poi sono verità, no? Certo. Però poi devono metterci di fronte a quello noi facciamo nel momento in cui fotografiamo, no? Quindi Sì. purtroppo vengono svuotate del loro valore e del loro significato da un uso. Appunto da frasetta del bacio Perugina, ecco, no? Quindi in chiave fotografica. E il discorso è sempre quello che poi vengono spesso usate per giustificare alcune carenze, no? Quando Huge Smith, è vero che qui dice solo sentimento, niente tecnica. Huge Smith era uno che voleva il controllo sull'editing, era uno che perdeva ore a fare esperimenti di stampa, poi c'aveva tanto cuore, però era anche importante la tecnica per Huge Smith, cioè lui era uno che ricercava, che sperimentava, no? Che faceva esperimenti anche notevoli, faceva anche esperimenti umani, no? Perché quando ha vissuto dentro al magazzino sulla Via dei Fiori, sulla Via dei Fiori a New York, no? Il famoso Jazz Loft, uno dei libri Loft. del Loft, che è incredibile. Cioè, lui sperimentava anche socialmente, perché sperimentava il ritmo della strada inquadrato dallo stesso punto per anni, no? E E lo poi faceva registrava. perché aveva una profondità di sentimento molto forte. Perché è Stefano. tutto lì che si va a chiudere. Perché No, tu Enrico prepara sperimenti. l'aneddoto. Enrico sta preparando un aneddoto. Io lo vedo che sta guardando lì nei suoi appunti. Non so cosa tirerà fuori. No, 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 Ti devi mettere gli occhiali, Enrico. sulla mostra di.
No, no, vabbè, ma questo è proprio un aneddoto di vita. Quindi una, siamo andati con Pier Giorgio Branzi a vedere insieme proprio la mostra di Eugene Smith. Erano proprio degli originali, erano dei vintage, bellissima, al MAST a Bologna. E lui disse che più che fotografie sono disegni. Dove lui era diventato pazzo. Dopo veramente in camera oscura per tirare fuori, si vedevano lì, c'era tutto un discorso di nero su nero, era una cosa incredibile, veramente. Quindi, ecco, per Sì. citare un altro grande, che è Pier Giorgio, che cosa disse a proposito di Eugene Smith? Ma tra l'altro, quindi, domanda poi logica che viene di conseguenza, dunque se io apro il diaframma diminuisce la profondità di campo, ma non aumenta comunque la profondità di sentimento. Vabbè, allora ragazzi, sentite, adesso l'ultimo è il più grande di tutti questi aforismi. Qui Cade ferro, fa dei gesti scaramantici, sì. veramente. Allora, questa è in assoluto, io lo dico, è la frase più pericolosa in assoluto che si possa dire in fotografia. È veramente pericolosa. Cioè, noi abbiamo parlato di come si può essere fintamente, falsamente umili, di come si può essere un po' bulli in fotografia, ma ve lo dico, fotografi di oggi che ancora non siete famosi e che domani state per diventare famosi, non ci provate a dire Sì, buona anche luce. lontano, eh. Allora, io ve lo dico subito, dire a un fotografo buona luce, che sia di congedo o che sia un saluto iniziale, è un po' come andare da un pescatore a Livorno, con cui io richiuderei sul molo lì a Livorno, e vederlo con la sua canna da pesca e dirgli buona pesca. Insomma, questa è una frase, Enrico, puoi dirci come risponderebbe un livornese a un buona pesca sul molo? No, guarda, non Poi te glielo lo dice dico. uno di Lucca, Non poi glielo dice uno di Lucca. te lo dico che è meglio. No, invece, vorrei chiudere con prima un suggerimento per i nostri amici che sono tutti connessi. Ieri è un, diciamo, è una cosa. Ieri ho suggerito che per migliorare bisogna vedere molti libri di fotografia. Adesso ci sono altri canali che sono dati dai social, per cui invito tutti a andare a vedere noi come Focolux non abbiamo solo un festival, abbiamo anche una biblioteca poi aperta al pubblico. Io tutti i giorni vado a estrapolare un libro, ma abbiamo anche un magazine. E tra l'altro il magazine è l'ultimo numero è proprio sulla musica, per cui lì trovate delle immagini, però trovate anche dei testi di approfondimento dei grandi autori. Tra l'altro, uno per citarne uno che è stato anche in Laika è Andy Summers, che è a Sì, lo Milano, speciale della quindi Monaco. cioè, c'è anche lui. E quindi dico: Lo invito tutti, speciale della Monaco. sì, esatto, invito tutti aveva l'edizione speciale. Quindi invito tutti a andarvi a leggere queste e io forse concluderei con un'altra citazione molto molto importante che è Buona Pasqua. Allora, ci ha risposto, ragazzi, un attimo, ci ha risposto un livornese che dice, Elisa è livornese, una ragazza, e ci dice, da livornese vi rispondo io facendo finta di essere il pescatore, il budello di tu, e poi è sospesa la frase. Il budello di Tommaso, sì. Il budello No, di Tommaso. forse è meglio chiudere Prego. con. No, dopo ti mando una cosa che mi hanno mandato, non so se si vede, provo a farvela vedere. Una cosa a far capire lo spirito dei livornesi. Sì, aspetta che tolgo allora, se non vi spiace tolgo questa slide da sotto, la volete fino alla fine. Sei troppo vicino? Aspetta un po', non si vede, facciamo così. Parla Enrico. C'è scritto, se leggi quello che c'è scritto, sei troppo vicino o cata.
altro modo per i livornesi. Poi sempre i livornesi hanno fatto questa. E ce la racconterai. Zorro che dice qualcosa su Zorro, Moschirini. gli dice il suo boiade, come messo la mascherina? E lui gli risponde: ci coglioni. Mamma. I livornesi sono avanti, comunque no, davvero, buona Pasqua a tutti, e io Buona vi Pasqua ringrazio davvero. grazie Maurizio di averci ospitato e Figurati, faccio un altro altro. invito, lunedì alle 15:30 sul canale, quindi per Pasquetta saremo con Paolo Verzone per parlare faremo il finissage della mostra. E chiuderà lunedì sera, quindi Il prosecco c'è, vero? Perché se il finissa, il prosecco c'è, sì, perché un finissa senza prosecco uno ci viene per quello, no? Quelli che vanno a scroccare tramezzini. bene, ragazzi. Allora, buona luce a Beh, tutti poi c'era e l'altra. Ciao Andrea, ciao a tutti. Buona Pasqua, buona Pasqua. Ciao. Ciao.